Buongiorno amici sportivi, siamo di nuovo in diretta con la Web TV per seguire la quarta edizione del Tour de Géant 2013, l'endurance trail più dura del mondo. Siamo alla base vita di Val Grisanche, a 1664 metri sul livello del mare. Dopo 49 km di corsa e un dislivello positivo percorso di 3.996 metri, in testa c'è Iker Carrera, o perlomeno il passaggio di Iker Carrera è venuto alle 17.07, seguito a ruota da Franco Collet alle 17.10, che poi è uscito per primo dalla base vita. A seguire il francese Patrick Boar, passato qui alla base alle 17.32, seguito dallo svizzero Julien Geoffrey alle 17.40. A ruota libera poi Lionel Trivel, lo spagnolo Marie Martin, l'altro spagnolo vincitore della TDS Julia Bonmati alle 17.49, seguito da Marco Gazzola alle 17.50, da Christophe Lesseau alle 17.52 e da Marco Margaretto alle 17.53. Pochi minuti fa, alle 18 esatte, è arrivato qui alla base vita l'atleta più atteso tra i valdostani, dopo ovviamente Franco Collet, e cioè Bruno Bruno. È stato accolto d'amboato dalla folla. Stiamo attendendo in questo momento l'arrivo della prima donna. Abbiamo a Planaval alle 17.45 il passaggio di Francesca Canepa, che in questo momento è quindi al comando della corsa. Al secondo posto abbiamo ancora un rilevamento parziale al Col di Crosaty, è Sonia Glarey, mentre al terzo posto troviamo Nerea Martinez. Per quanto riguarda invece la classifica appunto generale, abbiamo in questo momento al comando, dicevamo prima perché è uscito prima dalla base vita di Val Grisanche, lo ricordiamo, Franco Collet davanti a Iker Carrera. Vediamo l'arrivo appunto di questi due uomini, di Carrera e Franco Collet, con il servizio che abbiamo realizzato circa un'oretta fa. A voi alla regia. Bentornati dalla base vita di Val Grisanche, mentre stiamo attendendo l'arrivo appunto della prima in classifica tra le donne, Francesca Canepa, che è passata alle 17.45 a Planaval, dovrebbe arrivare intorno alle 18.30 qui alla base vita di Val Grisanche. Ricordiamo che ci sono già ovviamente alcuni ritiri, il più importante è quello di Patrizia Pensa, seconda tra le donne nel 2011 e terza nel 2012. Mentre abbiamo una serie di atleti che non sono partiti, una quarantina circa, quindi dai 742 atleti che erano previsti alla partenza ne sono partiti circa 706, e li stiamo attendendo tutti quanti qui alla base vita di Val Grisanche, dove un centinaio di volontari hanno fatto un grandissimo lavoro. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato questo pomeriggio. Adesso guardate attentamente i tavoli come sono belli, vedrete. Insomma, per la pasta ce n'è un altro più piccolino, che è meglio. Questo è bello.
posto da 9:08. Allora, eccola, io te lo tengo, Voilà, gira. No. Eccoci dal studio della Web TV ufficiale del Tor de Géant. Siamo in compagnia dell'assessore al turismo e sport Aurelio Margheretta. Assessore Margheretta, il Tor de Géant è un enorme sforzo organizzativo ma anche una grande vetrina per tutta la Valle d'Aosta. Ma sicuramente abbiamo uno sforzo organizzativo non banale, perché immaginate presidiare 330 chilometri con tutta una serie di passaggi straordinari, quindi devo dire che c'è una collaborazione fantastica di sindaci, di Proloco, organizzazioni, le forze dell'ordine, i forestali, c'è veramente una mobilitazione di tutta la Valle d'Aosta. Potremmo dire tranquillamente che questa è una festa collettiva, ed è chiaro che in virtù di questa, di questo sentimento di fondo, automaticamente c'è un'esibizione, c'è una vetrina, c'è la voglia di presentare il proprio territorio. Questo ha delle ricadute importanti con i media, per cui quando viene un giornalista, viene un operatore, la gente gli dà delle indicazioni, lo segue come se presentasse casa sua, come se presentasse i suoi gioielli di famiglia. Ed è una cosa, come dire, straordinaria. Proprio questa cosa è stata percepita a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale. Tra l'altro, approfittando della diretta, dico oggi al TG1 delle 20 ci sarà un servizio sul nazionale, cosa, voglio dire, che ci gratifica particolarmente. Ecco, il Tor de Géant e la Valle d'Aosta con il Tor è già diventata un laboratorio a 360 gradi. Ma direi che, dico di più, la Regione Valle d'Aosta si è candidata a diventare la regione per definizione del trail. Questo cosa vuol dire? La capitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua abbiamo professionalità, abbiamo intelligenze, abbiamo una sperimentazione in termini sanitari, in termini tecnici, in termini di comunicazione, nel senso che la Valle d'Aosta con queste iniziative ha ricavato un ruolo nel panorama internazionale di questa disciplina. Oggi basta percorrere le nostre strade, il nostro percorso, per vedere quanta gente sta lavorando sul Tor. E io credo che anche la nostra Web TV sia un po' una cosa di cui andare fieri, perché grazie a queste innovazioni noi diamo veramente un segnale straordinario in una zona di alta montagna che generalmente soffriva di un digital divide, aveva tutta una serie di carenze. Con questo approccio superiamo queste difficoltà. Per ora è tutto dallo studio della Web TV, la linea torna alla regia. Bene, siamo di nuovo in diretta, è appena arrivato alla base vita Diego Guillermo, un altro dei valdostani attesi, attesissimi per questa gara. Nel frattempo, mentre continuano a arrivare gli atleti, siamo sempre in attesa di Francesca Canepa, la prima delle valdostane. Vediamo un altro valdostano, vediamo, lo seguiamo in diretta in questo momento con il commento dello speaker ufficiale della gara, Silvano Gaden, che sicuramente lo fermerà per qualche domanda. Allora, qui c'è la diretta web, quindi in diretta. Allora, Aldo, sin qui che hai girato benissimo, con la testa e con le gambe. Sì, fino adesso tutto bene, via regolare. Ho preso solo una botta in ginocchio, adesso vediamo di sistemarla. Perino di infiammazione, però dai, speriamo bene. Avanti così, come stai tu, Pablo Chiado? L'assessore che è qui con te, qui davanti a noi, allora, è un bagno di folla per te, la gente con te. Grazie mille a tutti la gente che sono... Grazie a te. Ma, boh, sei un bello viaggio, oggi sono una bellissima giornata e domani sarà una oltre e dopo domani ci vediamo, no?
Allora, questa notte un po' di pioggia, da domani ti promettiamo il sole. Quasi te lo promettiamo. Bellissimo. Va bene lo stesso. Sì, un po' di brutto va bene per la gara, per fare un po' più epica. Un po' più epica, dice lui. Ti lasciamo andare, grazie a Pablo Criado. Bene, grazie a Pablo Criado Tocca, che sta entrando in questo momento nella base vita di Valgrisanche, base vita dentro la quale gli atleti potranno rifocillarsi, troveranno un pasto caldo, troveranno le loro sacche che sono state trasportate qui dall'organizzazione. Quindi vediamo il servizio che abbiamo realizzato questo pomeriggio proprio sul lavoro che viene svolto nelle base vita. Ecco, scusate l'inconveniente, il bello della diretta è questo. Siamo di nuovo in studio della Web TV ufficiale del Tour de Géant 2013. Con noi c'è Lucio Trucco, che è responsabile della sicurezza del soccorso alpino valdostano. Lucio, come siete organizzati sul territorio per intervenire in caso di emergenza? La macchina organizzativa per la sicurezza del Tour è enorme ed efficiente. Durante le ore del giorno, se necessitasse un intervento sanitario, decollerebbe l'elicottero da Aosta con a bordo un medico e due guide. In più il territorio è presidiato da volontari e guide alpine che durante le ore del giorno e durante le ore di notte, se fosse necessario, partono a piedi forniti di barelle e tutto il necessario, compreso il medico. Ecco, quanti uomini, quanti mezzi mettete in campo per questi giorni di gara? Il numero esatto non lo so, però ogni base vita a turno c'ha due guide e un medico che cambiano ogni 8 ore. In più sono presidiati dei colli in alta quota e in più ci sono persone pronte a partire ad Aosta e nei punti più importanti della valle. Benissimo, grazie a Lucio Trucco per il suo intervento. Adesso il servizio che abbiamo preparato oggi a Valgrisanche sulla base vita. Eh sì, questa è la prima base vita, quindi arrivano tutti. C'è parecchio lavoro da fare sicuramente. Vediamo alle tue spalle le famose sacche gialle del Tour de Géant. Come funziona, insomma, il recupero e poi la ridistribuzione delle sacche? Ma adesso ci sono tutte arrivate da Courmayeur, ce ne sono 750, le abbiamo tutte disposte per numeri, per decine, centinaia, e quando arriveranno i corridori le ritireranno e poi andranno a cambiarsi e poi verranno spedite verso la seconda base vita di Cogne. I padiglioni sono arrivati il venerdì e quindi abbiamo dovuto montare i padiglioni e poi allestire proprio il tutto, dai tavoli per servire i pasti alle brandine, ai letti per i pernottamenti. E beh, certo, quello è fondamentale, se no non hanno le energie per continuare. Il viaggio è lungo e loro arrivano qua verso le 5 e quindi iniziamo a distribuirgli i pasti caldi. Abbiamo della pasta e del brodo e poi delle patate con dell'arrosto, oltre alla frutta fresca che è distribuita qua sui tavoli, che possono servirsi loro tranquillamente. Questo è il locale ristorante, diciamo, sono già stati allestiti tutti i tavoli con le posate e viene servito a loro direttamente sul tavolo il pasto caldo. Quindi insomma un'alimentazione studiata proprio per gli atleti, insomma. Sì, è stata studiata, ci sono gli zuccheri con la pasta e le patate e anche a livello proteico per ricostituire il muscolo con la carne. Mentre continuano gli arrivi qui alla base vita di Valgrisanche e siamo sempre in attesa appunto della prima donna in classifica, Francesca Canepa, gli atleti si stanno rifocillando. Abbiamo visto nel servizio precedente le mitiche sacche della Grive, le sacche gialle che vengono trasportate da base vita in base vita. Scopriamo nel prossimo servizio che cosa c'è dentro queste sacche, che cosa viene gelosamente custodito dagli atleti, tutto il necessario per affrontare alla grande questo Tour de Géant. Allora, siamo qui al Jardin de l'Ange di Courmayeur con Pablo Criado Tocca, ci spiegherà
che cosa c'è nel famoso zaino giallo del Tour de Géant. Andiamo a vedere con lui che cosa si portano dietro gli atleti lungo il percorso di gara. Come la gara è molto lunga e non sape come va a stare il tempo, che cosa tu va a mangiare, che cosa ne resta, un po' di tutto, no? Se un poco di casino, e per una parte un po' di mescola di alimentazione diversa, gel, barretta, e un po' di papetta di bebè che mangio sulla gara, dopo mangio ancora la papetta e dopo per prendere non so come si dice in italiano, ma calzetta per il piede, calza, manghite per il freddo, questa cosa, maglia, un'altra maglietta per cambiare, e sono tutti in plastica perché si piove o qualcuna cosa è secco, no? Sì, per protezione. La maglia di mangia anche corta e larga. Più un altro per il freddo, una cappella qui come questa per prendere qui o sotto la testa, e dopo un altro Gore-Tex e un po' per se fai molto freddo una piuma piccola che prendere soprattutto per la notte se fai freddo in alto, no? E un po' di bibita energetica preparata che è questo là, solamente añadire acqua. E questo è un po' di tutto, no? Più di roba, perché non so quanto va a fare di pioggia e si dopo fare nuovamente una nuova roba. Quanto pesa il tutto? Questo non lo so, perché lo porta l'organizzazione di Bassevita, e tutto chi può mettere nella sacca li porta lui. Ma il mio zaino non pesa tanto, pesa penso che più o meno 2 kg con l'acqua. Cos'hai tu nello zaino qua dietro? Nel zaino lo giusto. È obbligatorio un Gore-Tex, la roba calda e un po' di mangia di nourriture, di cibo, che è giustamente lo che è necessario per correre. Grazie mille a Pablo Criado Tocca e buon viaggio. E voi guardare, perché sennò l'avversario va a avere la mia segreto. Ok, grazie, ciao. Grazie, ciao. Siamo di nuovo collegati da Basevita di Val Grisanche, stiamo aspettando l'arrivo della prima donna. In questo momento sta arrivando Sonia Glarei, la danno a pochissimi secondi dall'arrivo alla Basevita, la stiamo attendendo. Nel frattempo stanno arrivando man mano i corridori che alla Basevita troveranno, appunto, come dicevamo prima, riposo, troveranno da mangiare, troveranno le loro sacche. Nel frattempo, mentre aspettiamo appunto le prime donne, facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo questa mattina alla partenza. Anzi no, perché sta arrivando proprio Sonia Glarei, che ha scavalcato evidentemente Francesca Canepa dal percorso da Planaval alla Basevita di Val Grisanche. Eccola qui, Sonia Glarei. Una battuta, aspetta. Non mi piatto. Cosa devo dire? Te lo dico io, sei, voltati, magica, avanti, Sonia Glarei. Il tuo sorriso, la tua gioia, la tua voglia di vivere. E c'è subito Francesca Canepa, la seconda donna. Sta arrivando dietro, anche Francesca Canepa. La regina del Toro, la seconda donna. Con le parole di Silvano Gadello, speaker ufficiale della corsa. La gioia di accogliere Francesca Canepa, team Montura Vivam. E le valdostane sono lì. Quindi una corsa parallela, quella di Francesca Canepa e di Sonia Glarei. Come dicevamo, facciamo un passo indietro noi a questa mattina, quando alle 10:20 sotto una pioggia torrenziale è partita la quarta edizione del Tour de Géant. Vediamo nel prossimo servizio dalle parole di Alessandra Nicoletti com'è andata questa partenza di questa mattina. A voi alla regia. È una partenza molto molto bagnata, ci mancava, non abbiamo mai fatto la partenza con l'acqua, quindi quest'anno è una novità. Una novità dal punto di vista meteo, quali sono le previsioni per l'immediato e per i prossimi giorni? Allora, immediate sono comunque di variabilità, con possibili rovesci di nuovo questa notte e la notte tra domenica e lunedì miglioramenti decisi.
Per i giorni successivi, come sempre, l'ufficio meteo non si sbilancia, lo vedremo nel corso della settimana. Lo dite sempre, la sicurezza prima di tutto, avete previsto dei percorsi alternativi? Abbiamo previsto dei percorsi alternativi, speriamo di non doverli utilizzare perché comunque dispiace non poter fare il percorso integrale originale, tutto dipende dalle condizioni meteo. Torniamo alla partenza, 742 erano gli iscritti sulla carta per partecipare alla gara, quanti sono partiti? Un po' di numeri insomma aggiornati. Io con precisione non so quanto sono partiti, so che ieri sera sono stati consegnati 670 pettorali, per cui stamattina ne hanno consegnati degli altri, saranno partiti intorno ai 700 corridori. Come funziona, in breve, il rilevamento dei passaggi alle basi vita e come tenete d'occhio voi da una centrale unica la corsa, insomma? I corridori hanno un braccialetto elettronico che passeranno su tutti i vari computerini disposti lungo il percorso. Il primo cronometraggio informatizzato è alla TUIL, e gli altri invece ci vengono comunicati via radio, perlomeno i passaggi dei primi e degli ultimi ci vengono comunicati via radio. Noi in base abbiamo un bel computer che segue tutta la corsa, quindi tutti i cronometraggi rilevati dai chip, e abbiamo la possibilità di inserire anche i passaggi manuali dove non esistono cronometraggi. Seguiamo la corsa H24, per cui siamo sempre lì, collegati via radio, che è il nostro mezzo di comunicazione principe, grazie alla protezione civile che ce le mette a disposizione, per cui seguiamo tutta la corsa in diretta ininterrottamente per una settimana. Continuano ad arrivare gli atleti qui alla base vita di Val Grisanche al chilometro 49. Ricordiamo che gli atleti in testa alla corsa, Icar Carrera e Franco Collet, sono in questo momento appaiati, sono usciti praticamente insieme dalla base vita, stanno sostenendo un ritmo indiavolato con una quarantina di minuti di anticipo rispetto ai tempi fatti registrare lo scorso anno da Oscar Perez, che in questo momento è undicesimo in classifica qui alla base vita di Val Grisanche. Ripercorrendo un po' quella che è la classifica generale, al terzo posto troviamo il francese Patrick Boire, distaccato di oltre 25 minuti, lo svizzero Julien Veufry al quarto posto, mentre al quinto posto un altro francese, Trivel Lionel. Una gara, come dicevamo, ancora molto indecisa, sembra una corsa 2, ma insomma vedremo che cosa succederà. Intanto vediamo quali sono i pronostici del speaker ufficiale della corsa che abbiamo registrato questa mattina. A voi alla regia. Sicuramente è un tour molto incerto, con un Carrera che ha qualcosa in più degli altri, però è una gara a sé stante. Lui è fortissimo nelle gare sui 160-180 km, il tour è una storia a parte. Carrera, l'uomo da battere, con l'incognita forse del maltempo che potrebbe forse meno dargli il là per una vittoria. Lui è uno abituato a correre con temperature alte, quindi con condizioni meteo avverse potrebbe forse avere qualche problema. Christophe Lesseau lo vedo molto bene, motivato, ha dalla sua l'esperienza di due podi alla Tour de Jean. Bene anche Lionel Trivel e Patrick Boire, sono francesi tosti, tenaci, hanno preparato molto bene il Tour de Jean. C'è l'americano Ollon, ci tiene tanto, ha entusiasmo, gioia, può essere un po' la sorpresa questo americano del Tour. È un Tour aperto, incerto, diciamo Spagna, Francia con Carrera su tutti. Ultimo collegamento di oggi per noi dalla base vita di Val Grisanche. Gli atleti continueranno ad arrivare qui tutta la notte, qualcuno si fermerà a dormire, qualcun altro, come i primi abbiamo visto, non si fermano affatto. Ora aspetta agli atleti più forti, sono già diretti verso Rifugio Chalet de l'Épée, che è il primo passaggio di quella che sarà la tappa più dura di questo Tour de Géant 2013, la tappa che porterà i corridori da Val Grisanche a Cogne, dopo il Rifugio Chalet de l'Épée, il Col Fenêtre, temibile Col Fenêtre, l'Entrelol, il Col de l'Entrelol e il Colloson, la cima Coppila, il passaggio più alto di questo Tour con i suoi 3200 metri, e poi ancora il Rifugio Sella e la base vita di Cogne. 56 km per 4100 metri di dislivello positivo. Domani mattina vi racconteremo che cosa è successo questa notte, l'appuntamento è alle ore 11 domani mattina dalla base vita di Cogne. Per ora è tutto da questa prima giornata di gara dell'edizione 2013 del Tour de Géant, ci vediamo domani mattina, buonasera a tutti.